Sai che non mi ricordo esattamente come è cominciata la storia della mazurka. No, sicuramente un'idea di Pupi, sicuramente. Altrimenti non. Perché se non è un'idea di Pupi, la cosa non si fa. Questo è un principio sacrosanto. Deve essere stata una sua idea, sì, sicuramente una sua idea. Poi ha trascinato dentro Antonio, io mi sono infilato come sempre. Non so neanche se ci sono in sceneggiatura della Mazzurca, ci sono. Mi sono infilato come sempre perché ero uno che si intrufolava per bene, perché volevo capire, volevo imparare, una grande smania di capire di più oltre al mestiere dell'attore. La Mazurka fa parte di una serie di sceneggiature o di soggetti che sono stati scritti da un piccolo team formato da, principalmente naturalmente da Pupi, poi con al suo fianco me, Cavina e in un secondo tempo anche Maurizio Costanzo, scritti in un periodo in cui facevamo appunto una gran fatica a produrre dei film dopo gli insuccessi clamorosi di Balsamus e di Thomas. Thomas addirittura mai uscito nelle sale, Balsamus uscito solo in pochi cinema d'essai con dei risultati commerciali e economici disastrosi. E c'erano i primi distributori che lo sapevano, che incontravo, che addirittura mi suggerivano di cambiarmi nome, perché dicevano: se si viene a sapere che tu sei Pupi Avati, sei quel famoso Pupi Avati che hai già fatto perdere 300 milioni di lire a quel famoso mecenate bolognese, sarà molto difficile che ti facciano fare, che ti diano una terza chance. E infatti per 4 anni la cosa non avvenne, fino a quando per una sorta di strana, misteriosa, singolarissima vicenda che collega Paolo Villaggio, una star televisiva del tempo emergente, a Ugo Tognazzi attraverso un percorso. In realtà volevo Villaggio, volevo provare a fare questo primo film con Villaggio, volevo proporlo come attore cinematografico, avevo trovato addirittura la Euro International che nel caso Villaggio avesse accettato avrebbe finanziato il film Giovanni Bertolucci, cugino di Bernardo, il produttore. Però Villaggio a un certo punto cominciò a sparire, a sottrarsi, a negarsi, a non farsi più trovare da me neppure lui, e quelli della Euro non si fidavano più solo di me, volevano che Villaggio firmasse tutte le pagine del copione. Poi so che, non so se doveva essere Tognazzi. Sì, c'è una storia che poi ti racconterà di più in maniera precisa Pupi, perché la sceneggiatura doveva farla quel personaggio doveva essere per Paolo Villaggio, poi Villaggio stranamente l'ha fatto leggere a Tognazzi, insomma Tognazzi è impazzito e ha detto la faccio io, la faccio io. Insomma c'è qualcosa di magico in questo incontro col Sorugo fra Pupi e Tognazzi. Io appoggiai su questo tavolinetto di formica questo copione e tornai a Roma. Non mi ricordo se ho pianto tornando a Roma, ma sicuramente sono tornato a Roma disperato. Ecco, e ho capito che la mia avventura cinematografica con quel negarsi di Villaggio con l'operazione si era conclusa. In realtà, che cosa accadde? Accadde che 15 giorni dopo, invece, tornando a casa, una sera mia moglie mi disse: ha chiamato Tognazzi da Parigi. Io ero vittima di molti scherzi, c'erano un'infinità di persone che da Bologna mi telefonavano dicendo: qui la De Laurentiis, qui c'erano gli americani, poi c'erano le Bernacchi. Insomma, voglio dire, noi provinciali, quando non ce la facciamo, insomma, voglio dire, cominciamo a entrare nell'area molto frequentata dei falliti, e cominciamo a diventare anche oggetto di queste delizie che sono questi scherzi atroci. E io pensai subito a uno scherzo, però c'era un numero telefonico di Parigi, non c'era la teleselezione, che prenotai questa chiamata per questo Hotel San Rafael di Parigi, e dopo un'ora e mezzo di tensione massima mi rispose una voce che era assolutamente identica a quella di Tognazzi. E mi disse: ma l'ha scritto lei questo copione, la mazurka del barone della Santa? Dico: sì, perché? No, perché l'ho letto. Ah, lei pensa che io sarei adatto? Io dissi: penso proprio di sì. Ecco, da lì è nato il film, nel senso che un errore di Franca Bettori, che era la moglie, che anziché mettere nella valigia di Tognazzi un copione di Alberto Bevilacqua, che era il film che Tognazzi avrebbe dovuto leggere, probabilmente fare, mise questo copione che aveva trovato su questo tavolinetto di forno.